Non volevo parlare di questo argomento, ma prendo occasione dall'intervento del compagno che mi ha preceduto per portare anche questo tema dei disoccupati. Anche noi a Milano, come Comitato Salario Minimo Garantito, abbiamo portato avanti per oltre un paio d'anni un lavoro tra i disoccupati, soprattutto al Centro per l'Impiego, e abbiamo purtroppo verificato che, nonostante migliaia di volantini, di contatti, di firme raccolte, eccetera, questi lavoratori, che poi non sono disoccupati assoluti nella loro maggioranza, ma sono ultra sottooccupati, cioè lavorano quel tanto per mantenersi in vita, perché ormai hanno perso i vari sussidi, ma non hanno la forza sociale e magari neanche individuale, perché quando sei costretto a sbatterti di qua e di là per sopravvivere, non hai la capacità di lottare per un qualcosa di sul lungo periodo, perché hai bisogno di trovare da mangiare per la sera, per la famiglia. E allora sono d'accordo col compagno che occorre che siano coinvolti anche i lavoratori occupati, i lavoratori organizzati nei sindacati, per portare avanti delle rivendicazioni che siano le più generalizzabili possibili. E ecco, forse questo si potrebbe rivedere un attimino anche nei punti programmatici, nel senso che penso che, oltre al salario minimo garantito senza limiti di tempo, perché ci sono ultra cinquantenni che oramai non hanno più speranza, dopo 3 anni, 4 anni di disoccupazione non vedono uno sbocco e devono pur vivere, e ci sia anche una rivendicazione per i lavoratori sottooccupati e sottopagati, ossia un minimo di salario nazionale che sotto il quale non si possa andare, perché altrimenti c'è gente che sta lavorando a 3, 4, 5, ci sono anche i contratti di 4,40 euro all'ora per quelli che svolgono servizi di vigilanza firmati da CGL, CISL, UIL, 4,40 euro lordi all'ora. Noi avevamo discusso come Comitato Salario Garantito porre un minimo a 9 euro all'ora, che è già basso rispetto a quello che c'è in Francia e in Germania, dove hanno stabilito dei livelli superiori. E l'altro grande obiettivo è quello della riduzione dell'orario di lavoro, su cui occorre, secondo me, portare avanti una campagna che unisca i sindacati di base. Ormai i sindacati confederali non fanno altro che firmare nei contratti delle deroghe sui limiti dell'orario di lavoro, per cui si può sempre, possono sempre importi di lavorare di più, fare più straordinari, si conta le ore di lavoro su base semestrale o addirittura annuale, eccetera. Quindi portare avanti un'azione di quel genere, che anche come si cova nel settore della logistica stiamo portando avanti, ottenendo dei risultati anche se limitatamente ai maggiori gruppi. Detto questo, e magari si può portare avanti la discussione su questi punti anche domani, volevo fermarmi un attimo anche sulla nostra scelta di non firmare l'accordo sulla rappresentanza, che penso, taglio l'accordo perché il tempo è quello che è, penso sia una scelta senz'altro giusta, che ci offre anche una cartina di tornasole sullo stato, sulla condizione del movimento operaio in Italia. Nel settore della logistica, dove i lavoratori sono uniti, quell'accordo è carta straccia, perché se i lavoratori sono uniti e fanno sciopero, non c'è accordo sulla rappresentanza che tenga. I padroni sono costretti a trattare lo stesso, trattano più bene più non potere. Quindi questo è un primo presupposto. Abbiamo avuto esperienza, ad esempio, una fabbrica metalmeccanica, vengono da noi dei lavoratori, dicono la FIOM non ci difende, c'è la elezione dell'RSU, dobbiamo presentarci, va bene, ci presentiamo, raccolgono
firme di appoggio alla nostra lista della maggioranza dei lavoratori, 100 firme. Presentiamo l'azienda che fianco a fianco con la FIOM dice: non avete firmato l'accordo sulla rappresentanza, non potete presentare l'RSU. Va bene, nominiamo l'RSA, nominiamo l'RSA. Questi lavoratori dicono: l'azienda dice non vi riconosciamo perché non avete firmato accordi aziendali nazionali, eccetera, eccetera. I lavoratori dicono: se non vi riconoscono, allora c'è uno sciopero del 21 aprile. Facciamo uno sciopero con 4 ore in più. Al posto delle 4 ore, facciamo altre 4 ore e otteniamo il premio che vi hanno rubato, le altre questioni aziendali e in più anche il riconoscimento. Eh no, perché altrimenti poi ci prendono di mira se magari gli altri non ci seguono, eccetera, eccetera. Con questo, la paura più rassegnazione è ancora lo stato di buona parte dei lavoratori, soprattutto anche dell'industria. E forse la compagna francese potrà confermarci: anche in Francia l'industria non è in testa oggi alle lotte. Però non è questa una situazione cui non si può rimediare. Vediamo nel gruppo Fiat, e concludo, i compagni che stanno uscendo dalla FIOM perché si sono opposti agli straordinari, perché stanno portando avanti una lotta, mostrano che questa loro lotta contro gli straordinari inizialmente era ultra minoritaria e poi hanno aderito la maggioranza dei lavoratori anche senza la FIOM, anche senza i confederali. Quindi se c'è un gruppo di lavoratori che con coraggio, come anche prima il compagno della Pirelli e gli altri compagni hanno mostrato di avere, portano avanti un'azione risoluta di opposizione di classe, c'è speranza di portarsi dietro la maggioranza dei lavoratori, e in questa direzione che dobbiamo lavorare.